Amazon, posizione dell'8. Per fare questa posizione è necessario avere una buona apertura delle aniche, altrimenti si rischia di andare a sovraccaricare le articolazioni delle ginocchia o delle caviglie. Quindi va fatta sempre con cautela, e meglio farla se finché non la si è padroneggiata, quando si è caldi, magari appunto alla fine della pratica. Una posizione che aiuta molto a preparare Padmasana è Baddha Konasana, la posizione di apertura delle anche, in cui si afferrano i piedi avvicinando i talloni all'inguine, si cerca di aprirli lateralmente, si spingono i muscoli delle gambe verso il basso e si resta. Quando si ha una buona apertura in questa posizione, Padmasana viene sicuramente più facile. Per fare Padmasana, tradizionalmente nello yoga, in particolare nell'ashtanga, lo si fa partendo prima con la gamba destra. Quindi porto la gamba destra col tallone verso l'ombelico, quindi cerco di non portarlo così in basso verso la coscia, ma esterno, appunto il tallone verso l'ombelico. Poi con un movimento che parte dall'anca, rilasso la gamba per portare il ginocchio verso terra. Ora porto l'altra gamba su, cerco di mantenere questo allineamento il più possibile senza storcere la gamba, quindi in modo secondo me più sano, diciamo, prenderla dal basso, e pian piano la porto su e resto. Questa è una posizione in cui automaticamente la spina dorsale si allunga verso l'alto, le spalle si aprono, quindi ottima per fare tutte le tecniche di respirazione, di meditazione. Nella Ashtanga se ne fanno delle variazioni nella sequenza finale. Baddha Padmasana, in cui vado a afferrare i piedi da dietro, prima il sinistro, poi il destro. Lo faccio con un movimento rapido, piegando un pochino la schiena in avanti, poi in Yoga Mudra, espiro, scendo giù. Si può aggiungere anche quest'altra variazione, in cui ho le mani dietro i glutei con le dita rivolte in avanti, apro il petto e rilasso il collo. Poi si fanno i 10 respiri in Jnana Mudra, tenendo le dita unite e distese, lo sguardo alla punta del naso, e l'ultima Utkutihi, il sollevamento in cui spingo bene con le mani, cerco di attivare le gambe e Uddiyana Bandha all'addome, respiro. E adesso, chi ancora non riesce a fare Padmasana può provare a lavorare su questa apertura delle anche, in cui piego una gamba, porto l'altra su e cerco di restare anche qualche minuto e poi cambio. E piano piano le anche dovrebbero aprirsi.